Chiunque abbia informazioni è invitato a rilasciare una dichiarazione anonima alla polizia. Ma uccide ogni volta in modo diverso. Ti prego! Ciao a tutti, sono Federica e bentornati su Murder So Suspect. Dunque, con Joy siamo arrivati sopra l'edificio e possiamo esaminare l'intera stanza dei reperti per vedere se troviamo qualcosa di più sui processi di stregoneria per collegarli al killer della campana. Quindi iniziamo. Che cos'è questo rumore? Perdonami, questo ti appartiene. Insomma, Bridget, se continui con questa buffonata di comunicare con gli spiriti, finiranno per accusarti di stregoneria. Ok, le medium venivano scambiate per streghe, quindi ecco perché anche Joy e Cassandra e Iris e Rose venivano perseguitate. Dipinto dei processi per stregoneria. Bando di processi, un'antica pergamena. Giudizio, il martelletto del giudice. L'elenco degli imputati. Allora, medium guida la polizia a una macabra scoperta. Uomo scomparso ritrovato grazie alla medium Sophia Baker. Rose Campbell, studentessa del liceo di Salem, confessa: sono una medium. Un altro caso risolto grazie a una medium. La polizia risponde: medium risolve un caso di 20 anni fa. Esistono davvero le medium? Ok, quindi sì, anche loro sono medium e abbiamo avuto la conferma. Cos'è? Qualsiasi direzione. Timone. Ma come può esserci utile un timone, scusa? SOS. Perché? Non esistevano, secondo me, in quei tempi. Ai, ancora tre. Non c'è più niente. Proviamo da questa parte. Ma perché tutte queste cose delle barche? Un'ancora. Attenzione, qua usciamo però. Dobbiamo star qui dentro. Occhio, un quadro. E Baxter. Baxter al museo. Ehi, mi dai una mano a sollevare il quadro? Si intitola La strega impiccata. Inquietante. Ma è il simbolo della campana? È il simbolo dell'assassino. Cavolo. Perché Baxter aveva questa cosa qua? Cioè, era qui a guardare questo quadro. Allora, vediamo se c'è altro. Vado nei punti dove c'è la luce e faccio prima. Tranne questo che mi sa che non serve a nulla. Poi forse sì.
Ok. Me ne mancano ancora due. Dove diavolo sono? Mi sono bloccata, amica. Forse qualche quadro ancora. Eccolo questo. Giudice, vai, me ne manca uno. No, di qua va via tutto. Quindi è qui dentro. Cosa può essere che mi è rimasto? Questo non mi fa esaminare, ma è un barilotto. Altri quadri strani, non mi sembra di vederli. Oh, attenzione, qui. Vino. Vino! Ok, concludiamo questa dannata cosa che mi sta facendo impazzire. Allora, c'è un collegamento tra questi reperti e l'assassino. Allora, questo sì. Questo. E... che le medium sono scambiate per streghe, penso, sì. Quindi il killer della campana ha preso di mira le medium perché pensa siano streghe. È pura follia. Chi conosco che sia interessato alle medium? Baxter. Cosa ha fatto Baxter di strano durante le indagini? Indagava sulla ragazzina. Ha nascosto il diario. Ed era al museo. Questo è strano. E che diavolo c'entra Baxter? Ha smesso di lavorare al caso da quanto l'hanno degradato. Abbiamo trovato il simbolo dell'assassino. C'è un sospettato. Ci siamo quasi. Ma non abbiamo scoperto niente su mia madre. Te l'ho detto, al mondo c'è già abbastanza gente che si lamenta. Non abbiamo... non ci interessa. Sentiti, al momento. Tu non capisci niente. Non capisco. Mia moglie è stata ammazzata 3 anni fa. È volata verso la luce. E io sono rimasto intrappolato qui con una ragazzina capricciosa. Calmiamoci, eh. Tua madre è scomparsa da quanto? 2? 3 giorni? Sono assolutamente certo che la troveremo. Se fallisco, se falliamo, non rivedrò mai più Giulia. Mai più. Vabbè, però sei un po' egoista. Non falliremo. Non mi serve. Egoista. Sì, sei un egoista perché comunque anche lei sente la mancanza di sua madre. Anche se sono solo 3 giorni. Sì. Senti, devo verificare le informazioni che abbiamo trovato. Faresti meglio a tornare alla chiesa. Alla chiesa? E tu dove vai? Baxter è il sospettato numero 1. Voglio vedere se trovo qualcosa nel suo appartamento. Per una vasa andare a casa di un poliziotto non è una grande idea. Va bene, ci vediamo dopo. Bye bye. Vabbè, ma non potevi scendere anche tu?
Tra l'altro, aspetta una cosa, perché di qua si poteva andare perché c'era una stanza. Io ho detto ci vado dopo. Ecco qua. C'è pieno di roba qui. Trattato medievale di stregoneria. Il Malleus Maleficarum, o Martello delle Streghe, pubblicato nel 1487, sosteneva la tesi dell'esistenza delle streghe, commentando la natura e l'origine dei loro poteri e illustrando il modo migliore per perseguirle. Mi viene in mente il Codice da Vinci. Allora, la targa commemorativa del benefattore, in memoria dell'anonimo cittadino, alla cui generosità la nostra città deve il mantenimento del suo patrimonio culturale. Restauriamo il passato per aspirare a un futuro migliore. Qui. Questo luogo mi trasmette delle strane sensazioni, delle emozioni antiche. Sto cercando di concentrarmi sull'assassino, ma l'eco è troppo forte. Come se i morti del passato mi implorassero di ricordarli. Spiriti al museo. La madre di Joy percepisce la presenza di spiriti del passato di Salem negli oggetti esposti al museo. Ok, un altro diario di Cassandra di qui. Vai, ancora due. Vai, ancora uno. E poi siamo dei grandi, possiamo ascoltarci anche questa storia. C'è un cavolo qua. Oh, attenzione. Storia delle incisioni. Usi e costumi della Gran Bretagna. Il trattato sulle incisioni di William Pine mostra quattro persone messe alla gogna a camminare intorno a un palo, come muli in un mulino. Anche qui c'è qualcosa. Libro di preghiere. La prova del Padre Nostro. Secondo le credenze dell'epoca, streghe e stregoni non conoscevano le preghiere cristiane e non erano in grado di pronunciarle. Per questo, in molti processi, un errore da parte di un imputato nel recitare la preghiera poteva essere considerato un elemento a favore dell'accusa. Va bene, quindi di qua non c'è più niente. E allora dove l'ho lasciato l'ultimo sasso? Per la storia mi preoccupa, lo voglio trovare. Devo trovarlo. Allora, qua no, perché c'erano le prove. Quindi devo procedere a ritroso. Vediamo. Attenzione. Porcaccia, lo sapevo io che c'erano questi scemotti qua. No, non qui, che non posso vedere dove sono. Allora. Entra! Mi fa troppa paura sta musica. Scusi lei. Vai. E voilà. Come cavolo ci arrivo di lì? Ok. Mm.
Piano piano, con calma, non abbiamo fretta. Vai. Ha! Ma cosa pensavi di fare? Ma cosa? Questi demoni inutili. Ok, che avevamo già controllato. Il treno non passa più? Sembra di no. Quindi possiamo anche controllare meglio qui. Attenzione, guardalo dov'è. Eccolo qua. Ok ragazzi, pronti che vediamo la storia. Quando abbiamo sentito il fischio del treno che partiva, io e mio marito siamo saliti, lasciandoci la banchina alle spalle. Mi ricordo di aver guardato la nostra città che si allontanava, ripensando a quanto eravamo stati felici e alla nuova vita che ci aspettava a Salem. Devo essermi appisolata, perché mi sono risvegliata di colpo. Un improvviso stridio metallico mi aveva spaventato. Il treno ha rallentato fino a fermarsi. Sentivo solo il ticchettare della pioggia sul tetto. Ho guardato fuori dalla finestra, ma era tutto buio. Poi un lampo accecante ha rischiarato il cielo. Quando mio marito è andato a chiedere informazioni sul ritardo, una donna in fondo al treno ha iniziato a gridare. Sono corsa a chiederle cosa fosse successo. Ma l'unica cosa che è riuscita a balbettare era che aveva visto degli spettri vagare tra la pioggia. Di colpo le lampadine hanno iniziato a lampeggiare senza motivo. Altri passeggeri che non conoscevo hanno cominciato a gemere. Dicevano che il passato era tornato a perseguitarli. A quel punto ero completamente terrorizzata e sono andata a cercare Joe. Sono arrivata all'inizio del treno, ma di lui non c'era traccia. E mi sono preoccupata. Poi ho guardato fuori dal finestrino e ho visto il capotreno che tentava di spostare un tronco dai binari. Joe era lì vicino. Pensavo volesse aiutarlo. Invece si è chinato. Ha raccolto un sasso da terra. Gli ha spaccato il cranio. Sono scesa dal treno correndogli incontro. Ma mi sono accorta subito che quello non era Joe. Qualcosa si era impossessato di lui. Qualcosa di violento. Poi deve essersi spaventato, perché ha lasciato cadere il sasso ed è scappato nel bosco. Poco prima che sparisse tra gli alberi, mi è sembrato di vedere, tra i lampi, qualcosa che lo inseguiva, che gli dava la caccia. Non riesco a trovare un modo migliore per descriverlo. Era uno spettro, avvolto in un mantello nero. Normalmente direi che era solo un'ombra, ma quella notte non è successo nulla di normale. Le autorità hanno setacciato i boschi per giorni, ma di Joe non c'era traccia. Ho provato a tornare a casa, ma era troppo doloroso. Certe notti mi rigiro nel letto torturandomi al pensiero di come sarebbe stata la nostra vita se non fossimo mai saliti su quel treno. Ok, questa era nuova anche per me, non l'avevo mai ascoltata. Un piccolo brivido me l'ha fatto venire, però non particolarmente paurosa questa storia. Ho appena ricevuto un messaggio. Hai sentito cosa è appena successo? Una cosa brutta. Cosa? Qualcuno parlava di un omicidio. Ancora? No, è successo pochi minuti fa. La polizia è nel panico. Oh, cavolo. Non so. Oh, devo capire cosa è successo. Via da qui.
usciamo da sto posto. Hai sentito che cosa ha detto quel tizio? È appena successa una cosa orribile a St. Benedict. Chi è Sam? La chiesa. Ah, che no! Joy! Joy! Ti salverò. Dobbiamo andare da Joy, è successo qualcosa. Che fretta avete, eh? Dove state andando? Ah, no, no. Cavolo, cavolo. Ho paura per Joy, dobbiamo sbrigarci. Muoviti, Ronan. Corri più veloce. Ah, come ci passo da lì? Di qua. Vai, 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 vai. No? Ma allora, deciditi da che parte devo andare. Ah, di qua. Aspetta. Joy, resisti. Sto arrivando. Qua non posso passare. No, qua è chiuso. Come cavolo? Devo prendere la strada più lunga. È quella lì la chiesa, no? No, mi indica a destra. Di qua. Ah, sì, è vero. Anche se non ho capito perché per arrivare ad una chiesa dobbiamo passare da un vicoletto. Quale città per arrivare a una chiesa ti costringe a passare in un vicoletto? Arrivo, Joy! Aspettami! Resisti, sto arrivando. Aspettate. No, qua non si poteva salire. Niente. Vai, 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 vai. Poliziotti e criminali si abituano presto a quelle luci rosse e blu. Ma non importa quante volte le hai viste, possono sempre farti gelare il sangue nelle vene. Perché sai che una volta o l'altra toccherà a qualcuno che conosci. Ma chi è che è morto? Joy! Grazie a Dio stai bene. Meno male. No, no, Joy, Joy, dove no! Dove cacchio vai? Non è una buona idea. Tenente, l'ho beccata mentre saliva dalla scala laterale. Dice che è amica del prete. Dov'è padre McCauley? Sta bene? Portala nella mia macchina, voglio interrogarla io. E qualcuno dica a Broyles che la porta non si sorveglia da sola. Sì, signore. Non è una domanda difficile, per favore. Baci piano con lei. Ehi, qualcuno sa dove è Baxter? No, né alla centrale, né nel suo appartamento. Niente. C'è decisamente qualcosa che non va. Decisamente sì. Sul serio? Non ho mai visto niente del genere. Un dannato rebus. Ecco che cos'è questa roba. Sembra veramente folle. Folle? Devo trovare la scena del crimine prima che rimuovano tutte le prove. Sì, e soprattutto capire chi cavolo è morto.
Ok, perfetto. Direi però di stoppare qui e andremo ad indagare sulla scena del crimine nel prossimo episodio. Quindi stop qui e ci vediamo nella prossima parte. Bye!